Cioè, qualcosa di terribilmente sbagliato in tutto questo. Riusciremo a fargli bere sto latte? Se lui si avvelena e si addormenta, noi abbiamo vita decisamente più semplice, ma se non beve, che cosa sta facendo? Perché fa stretching davanti casa? La limetta, avevo trovato la limetta! La limetta! L'ho presa! La limetta, la dannata limetta! Ok, con questa ci dovremmo riuscire a fare qualcosa. Magari qua. Magari qua. Apriamo il capanno. Sì! Allora, chiudi tutto. Chiudi tutto a fucile. A pallini, vabbè. Sarebbe stato bello un fucile normale. Poi, chiave inglese. Chiave inglese. Piano piano facciamo tutto perché qua si è ricreato un'altra volta. Vabbè, apriamo. Apriamo? Perché non lo levi? Qual è il problema? Vabbè, l'importante è che si sia aperto. Allora, adesso. Dunque, qua non c'è niente. Se me lo ritrovo qua sopra, urlo, come una bambina proprio. Oh, riusciamo a superare questa parte? No, non si riesce a superare questa parte. Ma qual è il problema? Mistero. Vabbè. Muro invisibile, passo di qua. Dunque. Oh, l'amatissima chiave di prima. Non si sa perché si è resettato tipo tutto, ma poco importa. Allora. Sta arrivando. Ho un fucile, non ho paura di usarlo. Dopo il manichino. Qua non c'è niente, vabbè. Io devo aprire sta porta. Alfabeto. E vabbè, ma a noi. Ci deve essere qualche indizio da qualche parte. Vabbè, io intanto direi che. Esco. Arrivederci. E dunque. Si è fatta tosta. Allora. Salve. Addio, addio, addio. Sto a casa mia. Sto a casa mia, non puoi entrare. Addio. Vai via, maledetto! T'attacchi! T'attacchi! Tiè! Vibra dal nervoso, addirittura! Sì! È tutta la vita che aspettavo di umiliarti così, a pallinare! Chiama la polizia! Chiama la polizia che c'è il coraggio! Vediamo chi ride, poi... Oh! Ma che... aiuto? Ma che cos'è? Boh. Vabbè. Ho fatto saltare. Ci mancava. Ma basta! E dunque. Si levano? No, eh. Ci ho sperato troppo. Ma fallendo miseramente. Allora.
Ma è senza uscita sta strada. Bello. Non capisco cosa stia accadendo. Sono dannatamente confuso. Leviamo sto specchio. Ma c'è un modo per azzittare questo affare? Sto corvo scorvaccio maledetto. Io come esco? Ah, ecco. Vabbè, qua dobbiamo tornarci poi. Tipo poi. Perché adesso non mi sembra il caso. Ci ho detto. Cosa abbiamo trovato? Quindi alla fine sta chiave. Ci serve un qualcosa per forzare quella porta. Vabbè. Ah! Aiuto! Tre! Non è possibile. Vabbè. Io devo usare la chiave là. Occhio a collo. Ma che a collo. Sì. Fa piacere. Fermo sparo. Ma il famoso latte che io gli avevo così amabilmente preparato. Non l'ha voluto? Yeah, sì. Aiuto! Aiuto! Sì. C'ha la chiave addosso! C'ha la chiave addosso! Se lui si abbioccasse, io potrei fregargli la chiave! Vado, vado a casa tua. Alla faccia tua. Sì, ok. Tanto la cosa che ci interessava l'abbiamo fatta. È scattato sul verde? Sì. Adesso serve un coso serve, un martello. Per qualche arcano motivo la chiave sta fluttuando di fronte a me. Meglio così. Però dove la uso sta chiave? Domanda fondamentale. Allora, potremmo usarla o nella stanza sottostante, oppure. Ma perché la chiave era qua poi? Vabbè. Bello. Ce l'ho fatta. Si è aperta! Vabbè, l'importante è che abbiamo aperto la porta. E già siamo un bel pezzo avanti. Io prego che ci sia dentro il martello. Vai, vai. Chiudi? Ok. Bene. Allora. Che colpo. Li metta. Li metta. Lasciamo l'orsetto un attimo, eh. Li metta. Prendi la limetta. Ok. Che altro? Da quest'altra parte non c'è niente. Oh, il dannatissimo piede di porco. Allora, questo lo lasciamo qua. Sti botti li voglio mettere tipo dentro al forno. Allora, noi adesso dobbiamo aprire. Dobbiamo aprire diversa roba. Allora, abbiamo la cosa su. Ma io metterei i botti qua un attimo e mi riprenderei la chiave. Piano piano. Vabbè. Niente. Vabbè, tanto non ci frega niente. Dobbiamo tornare su. Al piano di sopra, presto. Dunque,
Si diceva, piede di porco, è il momento di utilizzarti. Ah, ecco. Era questa. Bene, tutto sto casino per poi rientrare nella porta. Oddio no. Posso uscire, grazie. Allora, a questo punto a noi ci serve il piede di porco semplicemente Dunque, io vorrei capire sta porta, il problema di sta porta qual è, ma lo scopriremo più avanti. Allora, sì, tanto non puoi farmi niente perché io sto qua. No! Presto! Siamo dentro! Corri! Corri! Ma che... Sono pazzi, completamente pazzi. Cioè, finisce qua, così mi troncate l'entusiasmo sul più bello. Sto per entrare in cantina e non si riesce mai a quagliare. Quindi... Non potete troncarmi così l'entusiasmo! Non lo dico più. Quindi? Aiuto! Oh! È tutto russo! No, non... Mi sento tipo in quei film comici in cui uno schiaccia tutto sperando di far funzionare il computer nucleare. Ovviamente sto dichiarando guerra a qualcuno in questo momento. Vabbè, ragazzi, io non ho potuto far altro che resettare, ahimè, perché non c'era verso di scrollarsi di dosso da quella schermata con il link al sito ufficiale del gioco. Detto questo, ragazzi, niente, io direi che abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere in questa seconda alfa. Non credo ci siano ulteriori segreti da svelare. Qualora ce ne fossero, ovviamente, fatemelo sapere nei commenti e eventualmente, se vorrete, faremo un altro video per vederli insieme. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Spero che il video vi sia piaciuto. Continueremo a seguire questo Hello Neighbor finché ce ne sarà. Per cui niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.